stasera video super rilassante che non porto da tantissimo tempo ed è un video dedicato interamente al tracing su alcuni oggetti che ho preparato appositamente. Però non dimenticate di iscrivervi se ancora non lo avete fatto. Il primo oggetto su cui andremo a fare un po' di tracing è questo dentifricio della marca Vivartis. Abbiamo una prima V seguita da questa seconda V, poi abbiamo una A, una R, una D, una I ed una S. Vivartis. E più in basso, e mi devo spostare un po' perché altrimenti non riesco neanche io a vedere cosa indica. Particolare che noto ora sul retro, abbiamo la scritta Wood Based Tube, è un tubetto fatto in qualche modo con il legno Vivartis e White and Protect. Sto avendo un po' di difficoltà con questo scritte, essendo particolarmente piccole, ma mi piaceva il suono che fa nel momento in cui vado a indicarvele, quindi non so se vedrete abbastanza bene, ma in questo caso torna comodo il fatto che sia un tracing. Essere più semplici e proseguiamo con una rivista Esquire. Abbiamo una E ed una S seguiti da una Q. Poi abbiamo una I
Sta segnando le 11 e perché ha quattro lancette questo orologio, scusatemi. Comunque dovrebbero essere o le 11 e 5, diciamo le 11 e 7, via, oppure le 11 meno 10. Quello che è certo è che sono 25 secondi. Ragazzi, se voi siete così ricchi da avere un Cartier, fatemi sapere perché ha tutte queste lancette. A casa mia gli orologi con le lancette hanno le ore, i minuti e i secondi. Proprio quando siamo ricchi, altrimenti le ore e i minuti. E poi abbiamo qui di lato quello che secondo me potrebbe essere un close-up dell'orologio, non so, magari sembra del come si chiama, della parte finale del cinturino, no? Dove dove si fa passare la fibbia del cinturino. Quella secondo me potrebbe essere. Volevo vedere con voi un attimo se all'interno ci fosse magari qualche scritta un po' grande da poter fare il tracing sopra, così nel mentre tipo questa. Sentite anche un po' di page flipping. Allora c'è una pubblicità di un cioccolato. C'è scritto assoluto. Aspettate, perché ho messo le cuffie dietro per non averle troppo, facessero casino col microfono e tirano un po'. Abbiamo una A, S, anche se in realtà, come notate, è un tutt'uno questo A, S.
sembra quasi una Q con questa, con questo prolungamento della L, ma chiaramente non può essere ascoltato. Riuscirò a fare molto tracing con la sinistra, ma vabbè. Si tratta proprio di palette colori. Mi metto di qua, stavo ragionando da che lato venisse più comodo. Guardate, ci sono. Vediamo se trovo una pagina in cui c'è. Ecco qui. Sembrano essere un paio di jeans. Qui c'è una mano e qui la manica. E al suo interno, oltre appunto alle palette che vi ho fatto vedere prima, ci sono anche delle immagini più traceabili. Inferiore dell'occhio, quindi ciglia, palpebra, iride a metà e parte inferiore dell'occhio. Poi abbiamo un'altra figura che mi piace parecchio ed è questa figura qui. Vediamo se riesco a farvela vedere un po' meglio. Si tratta
fare il tracing dal guardandolo solo dallo schermino della fotocamera. Vediamo se c'è qualche altra immagine. Ecco, ad esempio questa. Non saprei proprio dirvi cosa può essere. Mi sembra sicuramente un uccellino, ma da qui a sapervi dire che genere di uccellino non lo so. E provo di nuovo a farvi un po' di tracing. Qui c'è anche la difficoltà del riflesso delle luci. Questo sopra, in tutta onestà, non ho la più pallida idea di cosa possa essere. Fatemi vedere se magari ce lo dice. Magari è qualche opera artistica straconosciuta e io la ignoro, purtroppo, ve lo dico sempre a livello di arte. Sono all'oscuro e no, non ci sono nomi o fini, quindi penso non sia un'opera d'arte. Spero di non farmi brutte figure nel caso. E poi abbiamo un po' di arcobaleni. Semplice farlo in questa posizione. Avessi preso rosso, probabilmente avrebbe avuto i disegni rossi, ipotizzo. E in realtà non sono neanche dei cerchi, perché per esempio, se voi guardate questo, sono dei nastri, forse. Questo parte qua su, passa qui sotto e si conclude qui. E anche questo gira. Secondo me potrebbe proseguire di qui dietro. Non so bene, non so bene. E abbiamo di lato una bella pubblicità per Apple, che non mi dà un picco, ma iPad Air. iPad Air. I P maiuscola. Bye.
oggi, ma il logo della mela devo tenerlo un po' lontano, altrimenti non lo metto a fuoco correttamente. Tengo a precisare che non sto facendo il tracing qui sopra per farmi bello, che ho preso l'iPad. Però ho visto la scatola prima di iniziare a registrare, mi sono detto, beh, con questi disegni un po' di tracing ci starebbe proprio bene. E quindi perché no? Ho perso una cuffia. Obiettivamente è abbastanza complicato fare, almeno per me, i video di tracing, perché sono sempre in una posizione un po' scomoda, che se vedo dove faccio il tracing non lo vedete voi, e se lo vedete voi vado un po' ad occhio io. Spero che questo video vi abbia rilassato, intrattenuto. È un po' più corto di quello che speravo, anche se ho una mezz'oretta di registrazione in realtà, quindi boh. Però mi è sembrato corto nel realizzarlo. O mi sono divertito, o è effettivamente corto. Ma se mi seguite su Instagram lo sapete, o i vicini, che questa sera, è vero che sto registrando la sera di Pasqua, si sono dati un po' a fare festa. Questo video non dimenticate di puff, 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 mettere una spolliciata, iscrivervi se non l'avete ancora fatto, e perché no, potete provare a condividere questo video con qualcuno che conoscete, che magari potrebbe apprezzare questo genere di contenuto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, buon proseguimento.